Salve amici, buongiorno e benvenuti, bentrovati sul canale. Oggi facciamo una sbarbata con il sapone della vetiver, cipress e vetiver della Proraso linea single blade, con uguale ovviamente anche il pre-barba. Questo è quello nuovo, ma io ho quello vecchio che devo comunque continuare a usare, quindi ce l'ho questo. Andremo a fare la schiuma con il pennello, il Mitico 48, nella ciotolina in ceramica. Questa sbarbata andremo ad usare il rasoio della Razorock Hawk VQ, questo qui satinato in alluminio. Vediamolo dall'altro lato che è anche meglio, con le lame singole in acciaio e sono le lame che ovviamente possono essere prese da questo dispenser, che già sapete come funziona, è inutile che tiro fuori per tirare perché poi è tutto quanto. E con questa lama, non questa che abbiamo adesso, ma la lama in effetti di quella che è quella della prova che mi ha seguito, ho fatto 8-9 sbarbate con la stessa lama e poi l'ho cambiata ovviamente. Il rasoio ho fatto una recensione dopo averlo utilizzato per un po' di tempo e metto sopra la mia recensione di questo rasoio. Le lame sono le Feather. E ripeto, riguardiamo anche qui. È la versione quella lì liscia, non con il dente che era ancora un po' più complicata. La guardiamo ancora di qua per avere un'idea ben precisa. Un bellissimo rasoio. Necessita di essere conosciuto e quindi di usare il suo angolo di taglio. Bene, userò il dopo barba della Capucci Evento. È un'altra fragranza, anche bella, e penso che questa, dal mio punto di vista, stia bene con il cipress e vetiver della Prolaso. Molto bella. Infatti, diciamo che abbiamo qualche cosa di scritto qui, eccolo qua. Oli pregiati, grande spessore, quindi abbiamo accenni di cipresso con duna o cuore di legno di cetro e vetiver. Quindi diciamo che in qualche modo possiamo essere certi che questo ci va, perché ha una nota di fondo che per me va benissimo, non so se altri lo conoscete, se lo sapete mettetelo nei commenti e mi fate sapere. Bene, andremo a disinfettarci come sempre anche ad usare la pietra a lume di Rocca e nel caso anche il prep per l'irritazione, ma non credo che ne avremo. Bene, incominciamo con questa sbarbata bagnandoci il viso con acqua molto calda. Ed applicare il pre-barba. Voglio asciugare un po' le mani per non metterci dentro le dita bagnate. Bellissimo, c'è poco da fare. Non si può fare a meno che quando si usano questi prodotti, questa linea ovviamente, di non ricordare e mostrare il nostro rammarico per la Martelli che non l'ha più prodotta. Speriamo che io ne ho ancora qualcuno, però è un peccato sapere che un buon prodotto potrebbe non andare. Bagniamo un po' le mani come al solito ed eccoci qua.
mentre Rebarba fa il suo effetto, andiamo a fare il nostro, la nostra schiuma, spostandoci da quest'altro lato, andiamo. Ecco qui. Non è che ne voglio mettere molte, però c'è bisogno un po'. Po' d'acqua che poi prende poco. Questa poi non è una ciotola per montaggio, è una ciotola che dovrebbe solo inglobare un po' il sapore, però andiamo a farlo ugualmente su. Con qualche minuto in più realizziamo la nostra bella schiuma. La profumazione proprio è una favola. Ed ecco che la nostra schiuma è pronta, andiamo a insaponarci. Via. Andiamo con il nostro rasoio Razorock Hawk PQ Monolama Single Edger in satinato alluminio. Ecco qui, dobbiamo andare per la giusta inclinazione. Io sono già un po' abituato ad usarlo questo qui, però non è facile, bisogna un po' abituarsi. Andiamo sull'altro lato, vedete? E l'inclinazione.
Insomma, ha fatto il suo lavoraccio. Che dire, tra l'altro, si sente e funziona benissimo. Mattina va un po' pure più caldo. Trancia tutto e quando insomma si aggancia bene e si conosce. Che poi tra l'altro quando si usa un ratio, se si usa sempre quello ci si prende la mano, ci si riesce a trarre il meglio da quell'oggetto, quindi non solo il rasoio, anche altre cose. Trattiamo anche bene la pelle, perché questo quando sia dolce. Solamente per passare la pietra al lume, il lume di rocca. Qui. I consueti saluti per gli amici del canale, un abbraccio a tutti quanti, un abbraccio di benvenuto ai nuovi iscritti e grazie per le visite anche ai passeggeri. Un salutone a Fabio Cancellieri, Strasature Altro, Claudio D'Incalci, La Lama il Pennello, Andrea Tarenzi con Poco Nodo Mania, Nonno Tino di Poco Nodo Ironia, un abbraccione. Un grande saluto ai gemelli, al nostro gruppo di gemelli di Telegram, di Fabio Cancellieri, Facebook, con il Don di Estro Cosmesi e altri gruppi che ne faccio parte.
Un abbraccio, un saluto a tutti, anche se non frequento spesso. Purtroppo non mi è possibile per questioni di tempo. Asciughiamo. Mi stanno domandando quando è che eventualmente toglierò questo pezzetto. Ci sto pensando anch'io. Non lo so ancora. Non lo so ancora. È fastidioso e perdo un po' di tempo, in alcuni giorni non lo faccio, adesso doverlo accorciare un po', perché poi io per me lo ritengo un po' scomodo, bisogna sistemarlo. E questo comporta un po'. Se si alluca dovrò usare gli oli, quelli là per la barba, che è giusto che vengano usate anche ovviamente i detergenti. Vediamo un po' più in là come va. Scusate, mi faccio una sciacquatina. È una profumazione questa crema, questo sapone è veramente bellissimo. E adesso con l'estate mi divertirò, credo che quest'autunno ne ho ancora un altro, penso che finirà sicuramente. C'è questo e c'è anche l'altro, la Zorlaina. Dunque, che dire, questo rasoio non è da consigliare ovviamente a chi fa una sbarbata ogni 2 o 3 giorni, no, perché credo che sia molto stressante. Ma chi fa delle sbarbate giornaliere e vorrà usare solo, è da consigliare. Anche se poi hanno fatto un altro tipo un po' più corto, stretto, diciamo, perché questo abbiamo il problema che lo spazio è maggiore quando appoggia, quindi non ha un'incisività maggiore rispetto all'altro. Mettiamo il dopobarba, cappucci e vento. Cappucci e vento, molto bello. Una profumazione che si addice al vetiver. Il costo naturalmente sono le lame, che è un problema sicuramente, però io ho notato che con queste lame il tempo di usura, quindi diciamo la resa, questo è il termine più preciso, la resa della lama fa recuperare un po' i soldini, oltre a dare un piacere maggiore perché la lama non vibra, a differenza delle altre che troviamo su molti rasoi che vibra, naturalmente, ma è una questione sempre poi di abitudine, ma adesso hanno fatto anche il view dry. 3, il 3, il Razzo Rock, che sembra che abbia annullato questo problema dell'angolo un po' particolare ed è più facile l'utilizzo, almeno da quello che ho potuto capire. Io non ce l'ho, non l'ho provato, ma dalle recensioni ho capito che andava bene così. Il prep per le irritazioni che ho messo un po' di pietralume, si sente, c'è, perché poi comunque è marcato, però come vedete ha fatto un bel lavoro, il suo lavoraccio l'ha fatto bene. Bene amici, non so, sono andato molto veloce, una sbarbata che l'altro ieri l'ho fatta senza fare video, oggi ho voluto farlo, di 3 giorni, per un piacere di un saluto a tutti quanti voi, come a tutti gli amici del canale e tutti i sostenitori. Grazie ancora, la sbarbata è andata a termine. Non ho parlato del mitico, ma questo oramai lo sappiamo benissimo, il mitico 48, anche se questo è vecchissimo, fa il suo lavoraccio egregiamente. Vi saluto, un abbraccio a tutti, grazie per l'attenzione, alla prossima sbarbata, buona giornata a tutti.
Ciao!